Apocalypse et Deluge, viaggio tra opere riemerse e misconosciute. L'esposizione, inaugurata il 10 febbraio scorso, è curata dal direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, Andrea Bruciati, in collaborazione con le rispettive responsabili dei due siti coinvolti, Benedetta Adembri e Micaela Angle. La mostra nasce dall'importante romanzesco recupero effettuato dal Nucleo Tutela dei Carabinieri unitamente alla Polizia Svizzera, seguendo tracce investigative che dal territorio italiano oggetto di scavi clandestini conducevano al Porto Franco di Ginevra. Il progetto si inserisce in una programmatica ed intensa attività di collaborazione con i Carabinieri, iniziata nel 2019 con la consegna all'Istituto della cosiddetta Arianna, un coperchio di sarcofago in marmo collocato nel chiostro di Villa d'Este. In questa mostra vengono valorizzati oltre 40 reperti antichi, distribuiti tra l'antiquarium del santuario di Ercole Vincitore e le sale del piano nobile di Villa d'Este. A questi si aggiungono 9 opere messe a disposizione da collezionisti privati, che intendono condividerne con il pubblico la bellezza e il significato. L'obiettivo di questa mostra è dischiudere le palpebre di pasoliniana memoria, sottraendo alla perdita e all'oblio beni clandestinamente trafugati, o più semplicemente destinati al godimento privato, restituendoli alla fruizione del pubblico. Il patrimonio torna disponibile ad una nuova avventura della conoscenza per la collettività, ricreando quel rapporto fatale fra opera e visione, quel di più della realtà che Alberto Moravia rintracciava nell'opera d'arte.